Bentornati nell'angolo delle sfide, ma anche se One Credit Arcade, perché questa volta giochiamo a Super Pang della Mitchell Corporation, anno 1990. Questo ovviamente è il seguito del primo Pang, per chi se lo ricorda, gioco mitico che esiste anche per Commodore 64. Questo Super Pang, ovvero Pang 2, sostanzialmente è una versione nuova, che però non c'ha il 2 nel titolo, l'hanno chiamato Super Pang. E poi c'è il mitico Pang 3, su cui abbiamo già fatto una sfida, se ricordate. Allora, la sfida questa volta ce la propone il buon platformista, il platformista che ci sfida a questo gioco, e ci dice espressamente che la sfida va fatta nella modalità Panic Mode, che sarebbe la modalità infinita, e non la modalità Tour Mode, che sarebbe lo story mode con i fondali come questo, ispirati a varie parti del mondo, perché infatti i nostri protagonisti, come nel primo Pang, se ne vanno in giro per il mondo a liberare il mondo da queste palle assassine, ok? Un po' tipo Blob, il fluido mortale, perché si ricorda il mitico film degli anni 50, e poi l'epico remake degli anni 80, veramente super splatter, super horror, molto bello quello degli anni 80, che mi pare uscire nel 1988, se non erro. Comunque, non parliamo di cinema, parliamo di giochi. E in pratica questo gioco qui in sala giochi da noi si è visto, ma poco, rispetto al primo e al terzo Pang. Ok, nonostante questo sia un ottimo sequel, e io tra l'altro a questo gioco ci ho anche giocato in una raccolta per PlayStation che si chiamava la Buster Bros Collection. Infatti, il gioco Pang in America non si chiama Pang, ma si chiama Buster Bros, vuol dire fratelli spaccatutto. Perché in pratica, in America alcuni giochi o console cambiano nome per motivi commerciali o di marketing, o perché magari esisteva già qualcosa che si chiamava Pang nel loro in America. Forse era anche un cognome di qualcuno di indiano importante, tipo c'è stato un famoso dottor Pang, mi pare che era uno indiano, un dottore indiano che poi faceva Pang di cognome. Comunque, dicevo, in America, quindi si chiama Buster Bros sto gioco, e in pratica però c'è anche da dire un'altra cosa, ovvero che ad esempio nomi cambiati nel mondo dei videogiochi ne abbiamo visti tanti. Ad esempio il Sega Mega Drive in America non si chiama Sega Mega Drive, ma si chiama Genesis. E uno dice: ma perché? Perché Mega Drive era il nome di qualche altra cosa che aveva a che fare con delle automobili, non mi ricordo. Però invece di chiamarlo Mega Drive, in America l'hanno chiamato Genesis. È anche vero che Genesis era il nome di un famosissimo gruppo musicale, quello con Phil Collins, per intenderci, no? Quindi, non lo so, sono andati da un infrangimento del copyright a un altro. Comunque, andiamo a giocare. Allora, io cercherò di fare un singolo tentativo, così mi becco i due gettoni, ovviamente, adesso che abbiamo capito bene le regole, cercherò di fare un singolo tentativo, però c'è una caratteristica: per questo gioco esistono dei trucchetti che probabilmente il nostro amico platformista conosce, ed è per questo che ha proposto la sfida. Tipo, uno dei trucchi più belli, qual è? Qual è uno dei trucchi più belli? Allora, io immagino che chi conosca questi trucchetti faremo tutti i punteggi simili, quelli che conoscono questo trucchetto, eh? Comunque, andiamo a provare. Super Pang, andiamo a giocare. Panic Mode, abbiamo detto. I palloni continuano a scendere giù. Riuscirai a sopravvivere a questa sfida senza fine? Dice, andiamo. Allora, io ho l'arcade stick. Andiamo a giocare. Eccoci qua. Ah, ci sono due trucchi importanti. Il primo trucco è che se tu premi giù sul joystick, forzi l'arrivo di altre palle, cosa che io non farò, perché se no poi lo schermo si riempie di palle. Vedete? Altro trucco che sto ce cercando di attuare in questo momento, come avrete capito, consiste nel fatto che tu, se non spari niente, e ovviamente non viene, se sopravvivi senza sparare niente per un certo tempo, il gioco ti dà una marea di punti. Ok, è un trucchetto. Eccolo qua, ci ha dato 100.000 punti. E mo' provo a giocare normale. E sono anche passato. Mo' premendo giù, io posso forzare l'arrivo di altre palle finché lo schermo non si riempie tutto. E questo qui mi dà 500 punti ogni volta che io forzo l'ascesa delle palle. Ma non lo voglio, ecco, non lo voglio fare perché sennò moro. Sto già arrivato a livello 6. Allora, riproviamo a fare il trucchetto. Ecco, ma però diventa più difficile, perché essendo che non sono più a livello 1, ma sono a livello 6, in pratica, ma è più difficile fare il trucchetto quello della.
per non farsi colpire per tot secondi, che non so quanti secondi so, però te ne accorgi perché a un certo punto le palle cominciano a correre come dannate, e quello è il momento in cui ti ha dato i 100.000, ma poi sopravvivere è un problema. Come vedete, oltre alle palle normali che rimbalzano normalmente con l'inerzia, ci sono anche le palle, quelle arancioni, che in realtà non sono affette dalla gravità. E qua sopravvivo solo fino a un certo punto. No, sono morto. Ok. Terzo e ultimo tentativo, dai. Io conosco il trucchetto. Perché scusate un attimo, nella scorsa sfida con la Yar Kung Fu, molti conoscevano il trucchetto di andare dietro ai nemici e dargli i colpi sul coppino. E io che ero fesso, quel trucchetto non me lo ricordavo. Quindi ovvio, chi sapeva quel trucchetto era super avvantaggiato rispetto agli altri. Allora adesso, sto gioco qua, io il trucchetto già lo conoscevo, perché a sto gioco ci ho giocato in varie versioni, anche quella PlayStation. Quindi... mi hanno fregato. Però 340.800 punti... Ah, c'è ancora un'altra vita, perché ne avevo guadagnata una? Ok, quindi dai, vediamo un po' se riusciamo a fare altri 100.000 punti, così per sport. Allora, non so come si vede, perché sto utilizzando un altro sistema di registrazione stavolta, Sto registrando sul mio monitor 16 noni a tutto schermo, però poi la registrazione verrà fatta in 4 terzi per riportare l'aspetto ratio originale, quindi non so che ne esce fuori, magari si vede uno schifo, Però io ci provo. Vai, eccoli. Niente, me l'ho sfonnato. Però 442.500 l'abbiamo fatti. E questo è il mio punteggio per la sfida. Non faccio il tentativo 2. Non mi sono allenato. Non faccio il tentativo 2. Non faccio il tentativo 3. Perché ho messo la M? Vedi, sto video. Quello è il mio nome da vivo. Devo mettere il mio nome zombesco. Allora, facciamo una cosa. M, no. Zombie. Non sono più M, sono Z adesso. Perché... non sono più umano, sono zombie, quindi ok. Siamo arrivati a livello 7, ho fatto 442.500 punti, questo è il mio punteggio per la sfida. Questo è il mio solo e unico tentativo, non faccio altri due tentativi. Gli altri due tentativi mi prendo i due gettoni e me li metto da parte. Non voglio comprare lo scudo, sto a posto così. Non compro lo scudo, sto a posto così, anche se... non lo so, se io penso che altri utilizzeranno il mio trucco, quindi non penso di arrivare primo, probabilmente arriverò terzo o secondo o quarto, non lo so, però me la rischio, non voglio usare lo scudo perché mi voglio tenere i due crediti, e ciò potrebbe essere un rischio perché se per caso nessuno ha fatto meglio di me, ma non ci credo, e mi becco il malus, sono dolori, me lo devo beccare tutto il malus, quindi due crediti per me, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, partecipate numerosi alla sfida, noi ci vediamo per girare le ruote, perché le ruote stavolta mi tocca girarle a me, ed è un problema perché allora... ATP, le regole che hai fatto sono belle ma sono complicate, sarà un casino riuscire a fare la puntata delle ruote senza fare errori, quindi vi chiedo scusa se faccio qualche errore, correggetemi, come diceva il mister Francesco. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao.